Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fara Gerardadda in provincia di Bergamo. Il comune si trova a 131 metri sul livello del mare e conta poco più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Fara Gerardadda! Iniziamo il nostro itinerario a Fara Gerardadda con il sindaco Raffaele Assanelli. Allora, ci presenti questo comune della provincia di Bergamo. Innanzitutto benvenuti in questo comune, che è un comune della bassa bergamasca, di 8.000 abitanti circa, di una densità di 11 km quadrati. L'80% di questo territorio è ancora verde. Siamo sulla riva sinistra del fiume Adda e siamo nel territorio denominato Gerardadda. Che cos'è la Gerardadda? La Gerardadda è un territorio che si estende tra il fiume Adda e il fiume Serio ed è delimitato a settentrione dal fosso bergamasco, che ai tempi delimitava la diocesi di Milano e di Cremona, e quindi noi siamo a pieno titolo nella Gerardadda. Infatti il nostro nome è Fara Gerardadda. Fara di origine longobarda, Gerardadda perché nella Gerardadda. E abbiamo anche delle testimonianze longobarde. Sì, il nome Fara per i longobardi significava famiglie, e difatti qui risiedeva un accampamento delle famiglie longobarde, addirittura la famiglia del re Autari, perché prima di essere chiamata Fara Gerardadda, Fara ai tempi si chiamava Fara Autarena, perché qui risiedeva la famiglia del re Autari, che era il marito della regina Teodolinda. Abbiamo ancora la basilica, no? C'è la basilica Autarena, che fra l'altro fu la prima chiesa in tutta la Bergamasca dedicata a Sant'Alessandro Martire, è proprio qui a Fara Gerardadda. Praticamente i vescovi di Bergamo venivano qui per le vacanze, no? C'è un palazzo. C'è un palazzo che adesso è sede di biblioteca e di appartamenti per anziani, che anticamente era la residenza dei vescovi di Bergamo, perché Fara fu donata dal re Longobardo al vescovo Giovanni di Bergamo e divenne un suo possedimento da allora. Anche se oggi siamo diocesi di Milano. Siamo diocesi di Milano dalla seconda metà del XVIII secolo. Senz'altro uno dei punti più suggestivi è la passerella sull'Adda. La passerella è immersa in questo bellissimo paesaggio tutto verde. Tra l'altro Fara è inserita nel Parco Adda Nord, per cui insieme ad altri 34 comuni, mi pare, costituisce il Parco Adda Nord. E qui siamo al limite della provincia di Bergamo, perché al di là della passerella c'è già la provincia di Milano, c'è il comune di Cassano d'Adda, che è provincia di Milano. L'instaurarsi del lignificio nel nostro paese ha segnato, diciamo così, la rivoluzione industriale per noi, perché ha trasformato Fara Gerardadda da paese prettamente agricolo a paese industriale. Ai tempi d'oro della massima espansione nel lignificio erano occupate circa 3.000 maestranze, venivano da ogni parte del vicinato, tanto è vero che la passerella fu costruita a suo tempo dal lignificio appunto per consentire agli abitanti del Milanese di venire a Fara per andare a lavorare al lignificio. Thank you.
c'è anche una vocazione agricola. Sì, 11 km quadrati, gran parte a verde, verde di campagna. La località, che è poi frazione Badalasco, è principalmente un territorio agricolo e ci sono ancora molti contadini. Questa piazza poi è un vero salotto perché c'è la parrocchiale, c'è il comune, c'è la basilica. È una delle più belle piazze, secondo me, della bassa pianura bergamasca. Appunto perché, come diceva lei, ci sono questo anfiteatro tra la facciata della chiesa, l'abside della Basilica Utarena, la facciata del comune, ma anche i palazzi che sono prospicenti la piazza, che danno quel tocco di signorilità. Ma che cos'è Fara Gerardadda per lei? Per me Fara Gerardadda è il paese, è il mio paese, io qui ci sono nato, ho le mie radici, voglio così bene a questo paese che ho deciso di impegnarmi. L'impegno amministrativo per me è un impegno di lunga data e mi ha portato ad impegnarmi più volte nell'amministrazione, anche nel volontariato, nell'amministrazione poi, fino ad arrivare ad essere sindaco. E per me l'essere sindaco di questo paese è una delle esperienze più belle che sicuramente mi è capitato di fare nella mia vita. Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a visitare Fara Gerardadda? Certamente. Già alla domenica e ai giorni festivi il paese è preso quasi d'assalto, soprattutto nei mesi primaverili e estivi, da gente che viene da fuori. La cosa mi fa estremamente piacere. Fara Gerardadda è sicuramente un bel paese, per cui più gente arriva, più siamo contenti di accoglierli e di renderli, almeno per un pomeriggio alla settimana, felici. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta di Fara Gerardadda. Andiamo ad incontrare il vicario parrocchiale. E con il vicario parrocchiale Don Luigi Baggi andiamo a presentare la comunità cristiana di Fara Gerardadda. In questo momento ci troviamo all'interno della bella parrocchiale che si incontra proprio all'arrivo qui in paese. Ci presenti la comunità cristiana? Sì, questa comunità fa parte della diocesi di Milano, anche se siamo in provincia di Bergamo. È una comunità molto laboriosa, di buona volontà, molto attenta ai problemi sociali e attenta anche alle manifestazioni religiose del paese, soprattutto in certe circostanze come il Natale, la Pasqua, la festa patronale, l'anniversario della commemorazione dei defunti, dove c'è una sensibilità particolare e si fanno presenti proprio alle celebrazioni che vengono svolte, che vengono fatte, che vengono proposte. Certo, c'è un cammino da fare, anche perché soprattutto nella trasmissione della fede c'è un cammino da fare, in quanto sembra quasi, soprattutto nell'età giovanile, che il problema della fede quasi non interessi molto. Però se si parla, se si dialoga, se si sta con loro, vengono fuori il desiderio di sentirsi cristiani. E voi avete lo stesso patrono di Bergamo? Sì, Sant'Alessandro, martire, è il patrono della diocesi di Bergamo ed è anche nostro patrono di questa nostra parrocchia, probabilmente perché verso il 1700 questa comunità faceva parte della diocesi di Bergamo, poi per motivi storici è stata annessa alla diocesi di Milano. Thank you.
E voi siete inseriti all'interno di una comunità pastorale? Sì, questa parrocchia, la parrocchia di Fara Geradadda, è inserita in una comunità pastorale. L'abbiamo voluto chiamarla comunità pastorale Giovanni XXIII, probabilmente perché questo Papa era bergamasco e quindi ci sono un po' dei affetti, diciamo, che ci hanno portato a fare questa scelta. Questa comunità pastorale è nata nel 2012 e comprende Fara Geradadda, Canonica Dadda, Pontirolo Nuovo e una frazione Badalasco che fa parte di questa comunità. In conclusione, qual è il messaggio del vicario parrocchiale alla cittadinanza? Ma il mio messaggio è questo. Vista la sensibilità, la buona volontà che hanno i faresi, ecco, io vorrei raccomandare a loro che dentro nella buona volontà del lavoro, della famiglia, di non dimenticare che questo rapporto con la realtà intorno diventa sempre più forte, più luminosa, più bella, più promozionale se dentro in queste realtà della vita quotidiana non facciamo mancare la presenza del Signore. Grazie a Don Luigi Baggi e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Fara Geradadda. Con Elena Bulgarelli andiamo a percorrere l'itinerario del gusto, ma prima dobbiamo presentare dove ci troviamo, perché qui siamo all'interno di un'antica cascina che continua la tradizione, perché comunque voi siete un'azienda agricola. Sì. Allora, ci troviamo all'interno di 30 ettari di prati e coltivazioni. Chiaramente come azienda agricola abbiamo una produzione di mais per fare la polenta. Tutto quello che produciamo chiaramente lo mettiamo sulla tavola e laddove non arriviamo noi andiamo dal vicino di casa con un prodotto tendenzialmente a chilometro zero. Poi però qui ecco abbiamo i vari prodotti, quindi formaggi. Sì, allora, come le dicevo abbiamo campi, quindi produciamo appunto la farina, abbiamo poi una serie di altre cose tra cui piccoli frutti con cui facciamo marmellate, giardiniera, facciamo una serie di cose. Abbiamo poi una stalla con le nostre manzette ed abbiamo anche i maiali. E che cosa abbiamo qui per quanto sì, riguarda? Allora, qui abbiamo un salame nostrano, una coppa. Per quanto riguarda invece i formaggi, siamo sempre sul chilometro zero. Abbiamo un formaggio di bufala, un semi stagionato di mucca e infine abbiamo il classico taleggio DOP, che è tipico della zona della Bergamasca. E vediamo che cosa ci ha preparato lo chef, perché poi so che qui anche la pasta fatta in casa è una vostra caratteristica. Sì, sì, sì. Allora, il piatto tipico, diciamo, della zona è il casoncello. Noi lo chiamiamo il raviolo dell'antico benessere, perché ognuno chiaramente la propria ricetta. Il casoncello ha un ripieno di maiale e poi viene condito con burro, tanto burro, il formaggio e la pancetta croccante. Altro primo piatto, ad esempio lì vediamo invece un riso, selezione Salera, è un invecchiato 2 anni e questo risotto viene fatto proprio con la zucca e lo scalogno che viene brasato con il Riesling, che è sempre un prodotto nostro. È un vino che produciamo nell'Oltrepò Pavese, così come altri vini. Poi abbiamo un altro primo piatto. Sì, allora, sempre lì davanti, quindi andando sulla pasta, abbiamo una tagliatella semi-integrale, è stata preparata con un ragù misto di maiale e di manzo. Poi i secondi piatti. Abbiamo una guancetta di manzo stracotta, quella puccetta che lei vede, quindi quella riduzione viene fatta sempre con il nostro Barbera, la nostra polenta. E poi per completare il classico stinco, sempre con la polenta, che è un piatto tipico invernale. E concludiamo il nostro itinerario con i dolci. Sì, certo, i dolci del nostro chef Amos Redaelli. Oggi ci ha preparato 3 monoporzioni, quindi abbiamo lì davanti un tortino ai semi di papavero, un altro tortino, la torta tradizionale alle mele, per finire abbiamo un tortino pere cioccolato. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti, lei lavora qui e quindi che cos'è
Fara Gerardadda per lei? È un posto del cuore, sono abbastanza innamorata di questo luogo perché siamo comunque immersi nella natura. Questo agriturismo è un luogo pressoché magico che spero possa ospitare ancora tantissime persone per vivere esperienze indimenticabili. Ricordo che Fara ha anche tutta una pista ciclabile dove è possibile costeggiare appunto l'Adda, quindi dei percorsi dedicati a Leonardo, quindi è un posto meraviglioso. E poi ci sono tutti questi piatti. Quindi, tipici della zona. Quindi sì. Grazie alla signora Elena e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze del luogo. Siamo tornati all'interno della chiesa di Sant'Alessandro per incontrare l'operatore culturale Giuseppe Fumagalli. Prima con il vicario parrocchiale abbiamo parlato della comunità cristiana, ma questa è anche una chiesa che è un bel esempio del barocchetto lombardo. Quello che noi chiamiamo appunto barocchetto lombardo, che è un barocco piuttosto tardo rispetto a quello che diciamo il barocco ufficiale. Ecco, questa chiesa diciamo che è nata nel 1750, perché la chiesa precedente era ammalorata, è stata costruita dall'arciprete di allora Don Gerolamo Lodetti, con uno sforzo finanziario incredibile, perché il paese di Fara, cosa vuole, aveva 600-700 abitanti. L'architetto era un certo Masnaga di Ponte San Pietro, un paese vicino a Bergamo, ed è architettonicamente molto bella. Il paese ha avuto un incremento demografico notevole per il lignificio canapificio nazionale e quindi c'erano molte maestranze che lavoravano qui a Fara, e nel 1934 è stata allungata con l'accortezza di smontare pietra su pietra la facciata, perché anche quella è veramente pregevole, e una volta allungata la chiesa è stata riposizionata esattamente come era quella originale. Tra le opere più pregiate sicuramente dobbiamo parlare dei misteri. Ecco, allora i 15 quadri dei misteri del Rosario sono opere di Giampaolo Cavagna di Bergamo. Ecco, teniamo conto che dopo il Concilio di Trento sono nate le cosiddette confraternite. Qui a Fara in particolare c'erano due confraternite, quella del Santissimo Sacramento e la confraternita della Madonna del Rosario. Questa confraternita ha commissionato a Giampaolo Cavagna, ripeto, un pittore bergamasco del tardo 600, le 15 opere di questi misteri del Rosario. E nell'abside della chiesa abbiamo anche un affresco che ci riporta alla storia antica di Fara Gerardadda. Esattamente. Allora, questi affreschi sono stati fatti da un pittore Cortellezzi che faceva parte della scuola del Beato Angelico di Milano, 1934, dopo l'allungamento della chiesa. In particolare l'affresco sulla destra rappresenta il re Grimoaldo Longobardo con un modellino dell'antica basilica di Sant'Alessandro che la dona al vescovo Giovanni di Bergamo. È estremamente importante questa donazione. Perché? Perché il re Autari, primo marito della regina Teodolinda, aveva donato la basilica autarena e delle ingenti proprietà fondiarie al vescovo di Bergamo. Questo privilegio è stato ancora ribadito dal re Grimoaldo al vescovo Giovanni. E tra gli affreschi abbiamo anche l'Adda, che poi, ecco, è stato attraversato da Sant'Alessandro. Esattamente, una tradizione vuole che Sant'Alessandro, fuggito dal carcere Zebedia di Milano verso Bergamo, abbia attraversato l'Adda a Fara. E quindi, diciamo, la prima cristianizzazione della nostra zona sia avvenuta per mezzo suo. I Romani, i Longobardi, diciamo che con certezza sappiamo che Pons Aureoli, che sarebbe il paese di Pontirolo, l'attuale canonica d'Adda, aveva l'unico ponte sull'Adda per attraversare, diciamo, dal milanese al bergamasco, quello di oggi. Quindi non esisteva il ponte di Trezzo, non esisteva il ponte di Cassano, l'unico passaggio dell'Adda era a Pons Aureoli. Quindi i Longobardi, e in particolare
particolare il re Autari, si sono stanziati qui a Fara per avere il dominio del passaggio dell'Adda. Ecco perché Fara, che significa clan, che significa insieme di famiglie, è un termine longobardo, si chiamava Fara Autarena fino a 200 anni fa, perché il re Autari si è proprio stanziato qui. E qual è il consiglio dell'operatore culturale al visitatore che arriva qui? Ecco, il consiglio per meglio leggere Fara Gerardadda. Allora, dal punto di vista naturalistico diciamo che l'Adda è un gran bel fiume, quello che viene chiamato il Parco Adda Nord, che merita veramente di essere visitato perché è una zona naturalmente bella. E poi c'è questa caratteristica storica di riferimento ai Longobardi, non è che ci rimanga molto perché anche i resti della Basilica Autarena non sono un granché. Però se si vuole approfondire un attimo il discorso storico, trova alcuni reperti che meritano di essere visti e meritano di essere conosciuti. Grazie a Giuseppe Fumagalli e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Fara Gerardadda. Chiudiamo la nostra passeggiata a Fara Gerardadda in provincia di Bergamo con Giuseppe Petruzzo. Soprattutto raccontiamo la sua bella storia, perché lei arriva qui 42 anni fa da Paternopoli in provincia di Avellino, si innamora e decide di vivere qui. Eh sì, mi innamoro nel vero senso della parola, sai. In effetti nelle convenzioni ci si innamora di due donne, della madre e della moglie. Io in effetti sono innamorato del mio paese di origine che mi ha dato i natali, quindi mia madre, e di questa moglie stupenda, perché questo è un posto bellissimo, è una magia questo luogo, e la magia non si tocca, la magia si vede, si percepisce e si ama. E l'elemento essenziale del territorio è l'acqua. È l'acqua, è il fiume, è l'Adda, dove poi io ho lavorato per tantissimi anni. Questo meraviglioso fiume che ha creato rivalità. Questo è terra di confine, di là Milano, di qua la Serenissima, di qua Bergamo. Oggi divide due province, la provincia di Milano con la provincia di Bergamo. Una volta era mare, perché qui fra l'esondazione dell'Adda, dell'Oglio e del Serio si formava un lago enorme che nel tardo latino mara voleva dire palude, in effetti erano aree paludose che furono bonificate dai romani prima, poi la bonifica fu sospesa e successivamente nel 1300 si conclude praticamente questa bonifica con i monaci cluniacensi e cistercensi. Territorio che ci riporta al Manzoni. Al Manzoni, sì, qui in effetti siamo su un punto di passaggio. Passò Sant'Alessandro, fu Giasco da Milano, evaso dalle carceri di Milano, venne verso Bergamo. Un altro fu Giasco, ovviamente non santo, descritto dal Manzoni, Renzo Tramaglino, scappa da Milano e viene sull'Adda. E Manzoni ha quelle espressioni bellissime quando Renzo è fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, sentì un rumore, un mormorio d'acqua corrente, sta in orecchie, ne certo, esclama, è l'Adda. E fu il ritrovamento di un fratello, di un amico, di un salvatore, perché per Renzo la terra della Serenissima è la terra di salvezza, perché viene qui a cercare il suo cugino Bortolo. Thank you.
Diciamo che a Fara Gerardadda si vive bene. Io sento i ragazzi qui dell'asilo che abbiamo qui vicino, certo. E stanno lì giocando sulla riva del fiume. C'è un asilo nel bosco qui a Faradadda, sì, si vive benissimo, è terra ospitale, sostanzialmente ha ospitato me, ma ospita tante altre persone che vengono da fuori, ma ci si innamora di questo paese nel vero senso della parola. Vogliamo chiudere con un invito? Venite, venite in questi luoghi perché, come dicevo prima, qui ritroverete la magia dei territori, la purezza dell'ambiente. Siamo a 20 km da Milano e a 20 km da Bergamo, in un'area molto ma molto densa dal punto di vista abitativo, ma giratevi intorno, vedete acqua, vedete fiumi e vedete natura e ambiente. Grazie a Giuseppe Petruzzo e quindi Fara Gerardadda vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate a Fara Gerardadda in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Yeah.